Sì, direttore, eccoci ancora in diretta dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania. Come già detto, si è conclusa la conferenza stampa sul punto maltempo a Catania e nei paesi etnei. Ma sentiamo maggiori dettagli nel contributo e dove è presente anche l'intervista al comandante provinciale. Il maltempo abbattutosi sull'intera costa ionica ed in particolare a Catania ha procurato diversi disagi alla popolazione. Strade allagate e incidenti sono solo alcuni dei motivi che hanno portato ad emergenze. Tanti gli interventi da parte dei vigili del fuoco che ormai dalla scorsa notte continuano a ricevere chiamate. Fortunatamente però la situazione rimane sotto controllo, così come confermato dal comandante provinciale Giuseppe Verme. Rispetto all'allarme che era stato lanciato, fortunatamente le piogge sono state meno intense. Questo non si viene, non ha portato notevole difficoltà. Durante la notte in particolare abbiamo avuto circa una sessantina di interventi, essenzialmente per allagamenti, auto in panne, intonaci pericolanti, incendio di cavi elettrici, quindi tutto sommato interventi che hanno messo in difficoltà le persone ma non hanno creato grossi pericoli. Questa mattina il personale che doveva smontare chiaramente è rimasto in servizio, buona parte, perché comunque, ripeto, la situazione non è stata facile da gestire. Rispetto ad altre occasioni sicuramente è andato un po' meglio, ma grazie anche alle condizioni meteo che non sono state così proibitive come si prospettavano all'inizio. Situazione peggiore in centro o in periferia? Qua a Catania abbiamo avuto diversi allagamenti, sicuramente abbiamo avuto anche richieste di intervento anche in tutta la provincia, anche nelle zone attorno all'Etna, ma anche a Vizzini, un'auto è rimasta incastrata. Ripeto, in questi casi non c'è una specificità, chiaramente sempre tutto legato alle condizioni che si verificano, però grosso modo tutta la provincia è stata interessata, anche un incidente stradale, perché chiaramente le condizioni poi favoriscono anche queste situazioni particolari. Sì, direttore, se non ci sono ulteriori domande, vi lascerei la linea.